Sicuramente quello che ha detto Verus è la verità. In assoluto, lui a 370 gradi ha coperto lo scibile di quella che è la situazione attuale. Desidero però ringraziare sia lui che Marcella Brizzi per l'ospitalità ormai più che ventennale. E a questo punto desidero regalare questo libro sia a Verus che a Marcella. Si intitola Giganti. Scritto da un giornalista scrittore, Stefano Lorenzetto, conosciutissimo perché è famoso per in 30 anni ha intervistato migliaia di persone e alla fine ha raccolto le 35 migliori interviste, quelle secondo lui più significative, in questo libro gigante. La 35esima è la mia perché chiaramente chiamandomi Zora in ordine alfabetico è l'ultimo. Ma quello che desidero leggere è il titolo: Giuseppe Zora. In galera per amore dei malati. Ecco, questo che non dovrebbe mai più accadere, non deve mai più accadere. Quello che ha detto Eus è la verità. Cioè, un medico per portare avanti le sue idee, e non vale solo per Zora, vale per tanti altri nel mondo, ha dovuto conoscere, anche se per pochi giorni, le patrie galere. Quindi non perché un paziente mi ha accusato, perché o i parenti perché il paziente è deceduto e quindi mi hanno accusato di aver operato male, solo perché le mie idee erano diverse. E questa è la premessa. Allora vediamo un po' che cosa possiamo dirci oggi. Sicuramente il paziente oncologico ha bisogno di essere supportato, è fondamentale. Qui non vogliamo assolutamente aprire una diatriba, chemioterapia, radioterapia, altre cose, no, perché non andiamo da nessuna parte. Qui il fatto fondamentale è aiutare il paziente prima di iniziare le terapie, quindi alla diagnosi, alla prima diagnosi, durante le terapie, dopo e forse fondamentalmente anche dopo. Quindi utilizzo di polisaccaridi estratti da ceppi batterici selezionati ad azione antigenica ed immunogenica da somministrare per via intramuscolare, sottocutanea, peritumorale ed orale e integrazione con sostanze naturali disciolte in una innovativa suspension gel. Quello che ha detto prima Eros, io a volte sono costretto a dare ai pazienti tante cose. Questa suspension gel mi ha consentito di, con un solo prodotto, di dare tante cose. Esperienze cliniche, e qui vedere quindi è fondamentale per tutti noi l'individuo nella sua globalità, questa è la verità, ovvero rispetto all'ambiente interno ed esterno. Parlava prima Eros anche della famosa PNEI, psiconeuroendocrino-immunologia, che è fondamentale. Un individuo quindi va visto nella sua interezza e non come somma di parti. Io non posso curare solo la mano o il tumore al cervello, devo curare globalmente tutto. Prego. Quindi questi sono i cardini della visione olistica dell'uomo, quindi vedere l'uomo nella sua interezza, non per singole parti, e quindi poterlo scrivere in quelle che sono le singole parti dal punto di vista metabolico e anche integrativo. Riequilibrare quindi invece che curare, stimolare fondamentalmente l'autoguarigione. Andiamo avanti. Quindi questi sono i cardini su cui io mi sono sempre attenuto: immunomodulatori, integratori, antinfiammatori, regolatori del pH ematico, lo ha detto Eros, il cancro vive in ambiente acido, è stato detto nel 1932, ce lo siamo dimenticato, antiossidanti, senza dimenticare fondamentalmente, vai avanti, la dieta, che è determinante nei pazienti in genere, ma principalmente fondamentalmente nei pazienti oncologici. Andiamo avanti. Quindi non si può più parlare di un singolo approccio terapeutico, ma il nuovo concetto che deve esprimere una medicina moderna è quello di terapie integrate. Noi vogliamo, pretendiamo che il paziente effettui le sue terapie convenzionali, ma che venga contemporaneamente integrato come è giusto che sia. Andiamo avanti. Nelle esperienze cliniche quindi abbiamo trattato sia con colleghi che con diversi operatori del settore medico. Vi parlerò di un'altra mia nuova esperienza, alcune centinaia di pazienti nel seguente modo: immunoterapie biologiche, integratori in genere, biorisonanza nei casi di possibile utilizzazione. E questa per me è stata un'esperienza nuova,
cinque anni fa, che in realtà ho toccato con mano. Io non sapevo neanche cosa fosse la biorisonanza. Me ne aveva parlato la mia attuale compagna, ma io ho fatto orecchi da mercante. E invece poi ho avuto dei problemi di salute, in particolar modo di ipertensione. Mio padre era ipertenso, mia mamma era ipertesa. Nel 2005 compare questa ipertensione abbastanza importante, tre farmaci, un vasodilatatore, un diuretico, un beta-bloccante. Ma non li sopportavo più, stavo male, la pressione non riuscivo a controllarla. Ho fatto, mandato dalla mia compagna, questo test di biorisonanza a Como, un test particolare perché questa è una biorisonanza avanzata, e hanno scoperto determinate cose. Hanno scoperto che avevo una tonnellata di istamina nello stomaco, cosa che non era portabile da nessun'altra parte. Mi mettono a dieta, mi tolgono i lieviti, la cioccolata, i pomodori, tante altre cose, perdo 16 kg, la mia pressione oggi da 5 anni è 130 e non prendo più un farmaco. E non prendo più un farmaco. Quindi sicuramente la biorisonanza è stata utile, quantomeno per diagnosticare e per dirmi quello che dovevo fare. Vai avanti. Adesso parliamo in particolar modo, iniziando con l'immunoterapia. Ne ha accennato Edus prima. È fondamentale l'immunoterapia nel paziente oncologico. Perché? Perché il paziente oncologico è immunodepresso fin dall'inizio, fin da subito, fin dal momento della diagnosi. Allora la cosa importante poi era quella di poter operare con immunomodulatori che avessero azione, oltre che antigenica, fondamentalmente immunogenica, perché quella antigenica è quasi sempre attiva sull'immunità umorale, ma abbiamo bisogno di tutte e due le immunità, sia quella umorale che cellulare. Vai avanti. E abbiamo utilizzato lipopolisaccaridi estratti da batteri gram negativi e selezionati, sono particolari batteri gram negativi selezionati. Questa è la struttura di un batterio, di un tipo polisaccaride che si trova, è una sostanza che si trova, è una molecola che si trova sulla parete di questi batteri gram negativi selezionati. Questi tipo polisaccaridi sono stati selezionati in Svizzera, oggi sono approvati dalla FDA americana, e quindi anche questo è stato un ulteriore approccio valutativo in questo senso. Vedete, il tipo polisaccaride ha una struttura molto complessa. La vediamo meglio, ecco, è formata da vari blocchi, il lipide A, che è quello che ha veramente l'azione immunogenica, e poi altre due parti, che sarebbe il cosiddetto core polisaccaridico e l'antigeno, che è formato da 40 diverse elementi. Andiamo avanti. Gli LPS derivati quindi dall'isi batterica si legano, troppo avanti, si legano con proteine specifiche. Questo è fondamentale, l'ipopolisaccaride, perché si è visto che questo lipopolisaccaride ha una caratteristica specifica di attivazione sul macrofago. Perché? Perché in realtà si lega a questo LPS binding proteins, LBBP, che insieme al tipo polisaccaride forma una macromolecola e interagisce con dei recettori CD14 del monocita macrofago, che è questa cellula importantissima del nostro sistema immunitario. Vai avanti. E qui vediamo come il tipo polisaccaride si lega a quell'altra molecola, formano questa macromolecola e agiscono sul recettore CD14 del macrofago. Vai avanti. Qui attraverso dei TOR receptor avviene questa reazione, si attiva la reazione immunitaria. Andiamo avanti. Di questi receptori se ne conoscono circa 13 unità distinte, i cosiddetti TOR receptors, che sono in realtà facenti parte dell'immunità innata. Andiamo avanti. E qui vediamo quello che avviene direttamente sulla superficie del macrofago. Vedete il TOR receptor e come il lipopolisaccaride viene direttamente, si innesca in questo meccanismo per cui parte la reazione immunitaria, per cui si attiva una serie di liberazione di sostanze attive dal punto di vista immunologico.
La stimolazione si traduce in segnali cellulari precisi e quindi attivazione della cascata del complemento, che è una serie di fattori che agisce sull'immunità, attivazione della via alternativa del complemento, quindi la velocizzazione di questa attivazione, produzione di citochine dall'interleuchina 1, 6, 12, 13 al tumor necrosis factor A, attivazione di interferoni, attivazione di cellule NK nato dal tumore. Questo è quello che fa in realtà il lipopolisaccaride. Ma ancora, gli LPS hanno anche effetti diretti sul potenziamento della fagocitosi, potenziamento della chemiotassi, aumento della citotossicità con produzione di enzimi lisosomiali, enzimi che servono a distruggere cellule, produzione di citochine, l'abbiamo visto prima, ma a sua volta c'è un'azione anche sull'infocita B e per cui si innesca l'attivazione anticorpale, quindi delle varie classi di immunoglobuline. Andiamo avanti. I lipopolisaccaridi sono indicati in tutte le forme di immunodepressione causata da farmaci, vedi chemio o radioterapia, infezioni batteriche e virali, malattie neoplastiche in genere. I lipopolisaccaridi sono sempre più utilizzati nella clinica. Possono essere assunti per via orale, per via sottocutanea, per via intramuscolare e per via perilesionale. E poi vedremo le risultanze cliniche. E questa per me è stata un'esperienza assolutamente nuova. Integratori naturali preparati in una soluzione gel particolare che è formata da due gomme, andiamo avanti, sono state utilizzate, vai avanti, due gomme, la gomma di Guar e di Xantana, che hanno la caratteristica, fanno parte dei polimeri, hanno la caratteristica di raccogliere acqua e di conseguenza all'interno di quest'acqua di poter sciogliere molti più principi attivi. Esempio, fanno parte queste gomme dei cosiddetti polimeri. I polimeri sono macromolecole formate da grandi gruppi molecolari, uguali o diversi, uniti a catena mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame. Andiamo avanti. Esatto, questi sono alcuni esempi di polimeri. Quello è il fullerene formato da 60 atomi di carbonio. Andiamo avanti. I polimeri possono essere di origine naturale, sintetica o semisintetica. I polimeri possono essere biodegradabili o non biodegradabili. I polimeri più comunemente utilizzati sono proteine, polisaccaridi, gomme vegetali, come nel nostro caso, grassi, poliacidi, polianitriti e così via, fino ai nanopolimeri, fanno parte delle nuove tecnologie. Andiamo avanti. Questi sono i singoli polimeri e questi sono polimeri che trattengono acqua. I polimeri, la caratteristica di alcuni polimeri biologici o naturali è quella di trattenere liquidi. Vengono denominati gel quelli che hanno una ottima capacità di assorbire acqua o solventi, sono i cosiddetti idrogel. Alcuni esempi di come i polimeri si aggregano con dei legami molto forti. Andiamo avanti. Ancora avanti. La suspension gel technology, detta così SGT, quindi deve garantire il massimo dell'assorbimento dei principi attivi che veicolano. Come? Perché? Questo è il nostro intestino, è fondamentale che gli integratori o i vari principi attivi che usiamo come integrazione superino lo stomaco, dove c'è acido cloridrico, ma altre sostanze in grado di degradare i principi attivi che noi assumiamo come integrazione. Quindi diventa fondamentale poter superare questa barriera. L'assorbimento dei principi attivi avviene a livello dell'intestino tenue. Vedete alcune immagini come la cosiddetta plica intestinale formata da migliaia di villi, la superficie intestinale aumenta così per migliaia di volte e l'assorbimento avviene in maniera sempre più importante. Qui abbiamo alcune immagini al microscopio elettronico a scansione dove si vede proprio i villi intestinali. Andiamo avanti. Sono state utilizzate, come accennavo prima, due gomme, la gomma di Guar, che è un polisaccaride e trisaccaride formato da unità di mannosio e galattosio, e la gomma di Xantana, polisaccaride formato da unità di glucosio, mannosio, acido piruvico e acido glucuronico. Vai avanti. Gomma di Guar si estrae dalla macinazione dell'endosperma di semi di Guar.
La gomma di Xanthana dalla fermentazione di un carboidrato da parte di ceppi naturali del batterio Xanthomonas campestris. Le gomme di guara Xanthana vengono già utilizzate normalmente nell'industria farmaceutica, ma allo stato secco, cioè i principi attivi vengono inseriti uno per volta. Si ottiene un farmaco a rilascio programmato con un solo principio attivo. La novità è la presenza dell'acqua all'interno delle strutture polisaccaridiche. Si tratta di un'acqua purificata. Nell'acqua purificata vengono disciolti, ecco, la novità, più principi attivi. Le gomme di guara Xanthana sono in grado di trattenere acqua e quindi di veicolare i principi attivi disciolti in essa. I polisaccaridi strutturali delle due gomme attraversano lo stomaco senza far subire danno ai principi attivi che trasportano, perché non sono attaccabili da parte dell'acido cloridrico e degli enzimi gastrici, come accennavo prima. Ecco un esempio di struttura di un gel al laser scanning oppure al cryotech. Qui vedete la struttura in verde dei due polisaccaridi e all'interno l'acqua. Qui al contrario la struttura in scuro e all'interno l'acqua. E questa è la ricostruzione fatta secondo gli studi del professor Mario Grassi di Trieste, che ha lavorato proprio sui polimeri. Che cosa accade? Questi polimeri si configurano secondo zone precise, ordinate cosiddette, e disordinate, perché servono per attaccarsi alle altre molecole, e vedete qui chiaramente come all'interno un solo principio attivo in questa struttura. E questo è quello che avviene, cioè principi attivi che vengono liberati, il farmaco esce in verde, all'interno entra acqua, entrano dei solventi, nel caso degli studi del professor Grassi entra acqua, nel nostro caso sarà un'altra cosa. Andiamo avanti. E questa è la ricostruzione fatta da me. Questi sono dei villi intestinali, avanti. Questa è la struttura dei due polisaccaridi, gomma di guara Xanthana, acqua purificata e all'interno disciolti questi principi attivi. Cosa accade? Accade che il nostro enzima che deve sciogliere i polisaccaridi è l'amilasi intestinale. Quindi scioglie e automaticamente la struttura polisaccaridica, i principi attivi si liberano e vengono assolutamente vanno a ricoprire la superficie intestinale, quindi l'assorbimento non è più del 30-40%, ma giunge fino al 90%. L'utilizzo delle due gomme guara Xanthana quindi conferisce al sistema, io l'ho definito tale, una doppia protezione. L'acqua purificata consente al sistema di veicolare decine e decine di principi attivi contemporaneamente. Il sistema ha così rivoluzionato il concetto di integrazione, creando la possibilità di ottenere il massimo dell'assorbimento. Per tutto quello che abbiamo visto è dimostrato che non vi è alcun dubbio che la suspension gel technology, secondo gli studi più nuovi, sia funzionante. E questa è la bibliografia che riguarda non solo gli studi del professor Grassi, ma anche la stessa acqua purificata che viene utilizzata. Integratori in suspension gel technology utilizzati nello studio osservazionale. Abbiamo usato un integratore che si chiama GSH, che vedete contiene una serie di principi attivi, ma principalmente contiene glicina, cisteina, acido glutamico, che sono i componenti fondamentali del glutatione. Noi abbiamo un problema con il glutatione, che è il più potente antiossidante. O lo somministriamo per via intramuscolare o per endovena. Provate a parlare a un paziente oncologico di ulteriori endovene o anche intramuscolo, ma assorbirlo per via orale è veramente difficile, perché se ne assorbe una quantità infinitesimale. La suspension gel technology ci consente invece un assorbimento dei principi attivi tali per cui andiamo a ricostituire la molecola del glutatione costantemente. Ma abbiamo anche la presenza del selenio, che va a costruire quella molecola, quell'enzima che serve proprio, la cosiddetta glutatione iperossidasi, per l'azione scavenger all'interno delle cellule. Quindi non solo l'azione generale del sangue, del principio attivo del glutatione, ma anche all'interno delle stesse cellule. E una serie di altre sostanze che servono per potenziare questa azione antiossidante.
un secondo integratore GRN che contiene alga clorella, alga spirulina, spinaci, broccoli, proprio per i loro principi attivi, ma in particolar modo io ho grossa esperienza su queste alghe, su quello che è la loro capacità e per i principi attivi che contengono, e quindi anche in questo caso c'è una integrazione e un assorbimento importante. L'exo, che io uso personalmente, contiene uva scura, mirtillo rosso, mirtillo nero, mirtillo americano, aronia, granata, cespuglio rosso, lanzeruola, mangostana, prugna, olivello spinoso, sambuco e tanti altri che non ho messo in elenco. Principalmente ha un'azione di sul sangue, di protezione a livello cardiaco e quindi su quella che è la vascolarizzazione. Visto e considerato che io il 3 marzo del 2015 ho avuto una ischemia cardiaca e mi hanno messo per questo tre stent e mi hanno dato una serie di farmaci. Preso l'antiaggregante piastrinico e la spirinetta, ho sputato sangue. E così via, mi hanno dato anche le statine, pur avendo il colesterolo 140 assolutamente normale, ma è il protocollo. Io ho sostituito tutti questi farmaci con degli integratori, in particolar modo l'exo, andando a fare il controllo del mio tempo di protrombina INR, che era uguale, identico, come quando prendevo i farmaci. Andiamo avanti. E infine l'HRT, che è un estratto di fungo ostrica, contiene acido folico, selenio, taurina, carnitina, coenzima Q10, policosanoli, tutte sostanze che conosciute nella integrazione. Andiamo avanti. E infine la biorisonanza, come dicevo prima, per me è stata un'esperienza assolutamente nuova, quella di scoprire che il nostro corpo può essere aiutato a rieducarsi e a ripristinare le sue naturali capacità metaboliche ed assimilative, stimolando con precisi segnali elettromagnetici. Opportune frequenze selezionate insegnano al corpo a disintossicarsi e a ristimolare un'alimentazione migliore. Quindi in realtà che cosa è? Le nostre cellule, i nostri organi emettono energia, ma non così, secondo dei parametri precisi che vengono captati da una biorisonanza che è opportunamente preparata in questo modo. Per cui io non solo so cos'è che non funziona, e spesso sono cose non quantificabili con i normali esami anche ematologici, non li trovi. Quindi vado a trovare dov'è l'alterazione a livello dell'organo o delle cellule. La biorisonanza questo me lo dice, ma vi dice anche come risolverlo il problema. Quindi non è soltanto un test diagnostico, diventa anche un test terapeutico, riconosciuto, non in Italia ovviamente, in Svizzera viene riconosciuto come terapia di biorisonanza e le casse malati svizzere ti ripagano la prestazione, così in Germania e così in tanti altri paesi. Cosa accade quindi al paziente a cui è stata fatta da poco una diagnosi di cancro? Crollano tutte le certezze, quello che diceva Eros prima, di poter affrontare e vincere la malattia. Perché? Perché ancora oggi si scrive e si legge sui quotidiani ovunque malattie guaribili, mare oscuro, malattia non curabile, malattia distruttiva. Il paziente ha paura. Il paziente ha paura di non farci. Il paziente ha paura, ma ancora peggio, sapete qual è il momento cruciale? Quando il paziente affronta il primo tumore e poi dopo 10 anni, 5 anni, 3 anni, pensa di essere guarito e si ritrova di fronte al secondo tumore. Lì crollano tutte le certezze, perché lui dice: io ce l'ho messa tutta per potercela fare, per poter guarire, e invece ci sono ricaduto. Questo è veramente il problema grosso per tutti quanti noi. Il grande chirurgo Frugoni ripeteva sempre ai suoi allievi che il paziente che giunge a noi schiavo delle sue paure e della sua malattia dovrà uscire dallo studio del medico più conscio delle proprie possibilità di guarigione e fondamentalmente più uomo. Ricordo, nell'ultimo anno di medicina e i primi dopo la laurea, che mi rompevano le scatole terribilmente quando il mio direttore mi diceva: vai al letto del paziente XY e raccogli l'anamnesi. Le cartelle cliniche allora avevano le prime 3-4 pagine bianche, perché tu dovevi raccogliere tutta la storia di quel paziente,
ed era importante perché ti aiutava a conoscerlo, a fare diagnosi. Questo oggi non si fa più. Appena in ospedale, PET, TAC, risonanze, ecografie, eccetera, una personalizzazione pazzesca, è il paziente. E l'aiuto dobbiamo dare al paziente, come diceva Ius, quando glielo diamo, chi ci pensa? Ed ecco perché ho sempre detto, uno come Zola, come tanti altri come me, non dovrebbero esistere, perché sono le strutture che dovrebbero dare questo tipo di apporto. E vi faccio un altro esempio che ha colpito la mia famiglia. La mia ex moglie Anna è stata colpita da un linfoma retrobulbare, un esoftalmo pazzesco. Facciamo i vari accertamenti, andiamo da un neurochirurgo, il quale ci dice: ah, no, non è un problema di neurochirurgia. Quattro farmaci, mia ex moglie dice: quattro farmaci? Che cosa intende? Chemioterapia, non la farò mai. Perché lei è stata coerente, nel senso che non avrebbe mai fatto la chemioterapia. E così ha fatto, così ha scelto. E allora dovevamo andare a Losanna, dove c'era una grande scuola di oculistica, per fare la biopsia. Ci siamo incontrati e ho detto: Anna, che cosa vuoi fare? Le cure? No. E allora è inutile che tu faccia la biopsia, perché tanto se non fai le terapie non servirà a nulla. Rischiamo, io ho sempre sostenuto che le biopsie fatte così troppo facilmente non sono mai foriere di buone notizie, possono mettere in moto meccanismi poi non voluti. Per cui abbiamo deciso di soprassedere. Anna oggi fa immunoterapie, fa colchico, il colchico, la colchicina è la cosiddetta chemioterapia dei poveri, in realtà è una pianta, ha un'azione citotossica, e poi tutta una serie di altri supporti. Dopo 3 mesi al controllo della risonanza la massa è diminuita di 1/3 e andremo avanti così. Quindi sono delle scelte ovviamente molto particolari, molto difficili. Lei è biologa, io sono medico, oncologo, quindi ci siamo trovati in una situazione, sicuramente giochiamo facile o più facile rispetto a tante altre persone che non hanno questa possibilità. Immunità e cancro. Paziente affetto, quindi è fortemente immunodepresso per cause legate alla stessa malattia. Il cancro è una malattia che crea immunodepressione per situazioni psichiche, neuropsico-endocrino, immunologia, la mente. E terapeutiche, le varie terapie, parliamo di chemioterapia, di radioterapia. Nei pazienti affetti da cancro, quindi l'attivazione del sistema immunitario, la modulazione del sistema immunitario diviene un momento terapeutico fondamentale, è imprescindibile per accompagnare il paziente nel suo iter, nel suo viatico terapeutico. Quindi, perché è utile in qualunque momento della storia, come ho accennato prima, alla diagnosi, perché il paziente non sa più che cosa fare. Durante le terapie, perché sono fortemente immunodepressive, dopo le terapie convenzionali e addirittura come prevenzione. La stimolazione o modulazione del sistema immunitario, quindi con immunomodulatori biologici, è applicabile in tutte le forme tumorali, perché non è una terapia specifica. È facile da attuarsi, non comporta effetti collaterali, è compatibile con qualsivoglia altra terapia. Pre e post chirurgica, anche la stessa chirurgia, mi diceva l'amico Pianezza, anche lì hai al momento chirurgico una immunodepressione. Quindi è importante attivare anche prima dell'intervento e anche dopo il sistema immunitario. O durante qualunque altro tipo di trattamento, dall'ormonoterapia alla radioterapia alla stessa utilizzazione dei cosiddetti anticorpi monoclonali. Non ci possono essere controindicazioni, perché spesso l'oncologo ti dice: no, contemporaneamente non puoi fare nessun'altra terapia perché è sconsigliato, perché potresti avere effetti collaterali. Caspita, un paziente che sta facendo la chemioterapia, andiamo a discutere sugli effetti collaterali possibili e non veri che può avere una terapia biologica? Parliamone, ragazzi, parliamone, perché ecco, come diceva Eus, la classe medica va preparata per questo, nessuna colpa, gli hanno insegnato a fare questo, l'oncologo oggi fa questo, ha una diagnosi, applica una terapia, corretto, giustissimo,
dicono che i pazienti sono tanti, è vero. Nel 1970, quando si è ammalata mia madre di cancro, l'ho portata al centro tumori di Milano, ma era l'unico, non c'erano altri. Adesso troviamo centri oncologici anche nelle cittadine, perché? Ve lo siete posti perché? Qual è il quesito? Perché? La risposta? Perché il cancro è aumentato in maniera esponenziale. Quindi non c'è nucleo familiare, non intendo la famiglia in sé, ma nucleo familiare allargato dove non ci sia un caso. E allora ecco perché nessuno può dire io ho la terapia, nessuno, né noi né gli altri. Il punto di unione è al centro, tutti insieme nella visione olistica del paziente a curarlo, ognuno per la sua parte, senza interferire. In Svizzera io ho colleghi che quando arriva un paziente in ospedale che sanno che il mio paziente mi chiama e mi dicono che ne pensi, che dobbiamo fare per quanto riguarda la tua parte, perché tanto in Svizzera le terapie di supporto, chiamavole non convenzionali, sono passate dalle casse malati, quindi è chiaro che il paziente si può supportare. In Italia no, in Italia purtroppo il paziente deve accollarsi tutte le spese. E questa è la casistica che abbiamo messo insieme ad altri colleghi e principalmente con l'equipe della biorisonanza. Uno studio osservazionale su 624 pazienti affetti da neoplasia maligna istologicamente accertata. I 624 pazienti facenti parte dello studio osservazionale sono stati arruolati in un arco temporale di 60 mesi. Lo studio osservazionale è stato condotto per una durata di 24 mesi per ogni paziente. Sono stati utilizzati lipopolisaccaridi in fiale da somministrare per via intramuscolare o sottocutanea o per via orale, e terapie complementari, integratori diluiti nella suspension gel technology da 2 a 6 bustine al giorno in base a quello che era le necessità e l'integrazione che andava effettuata. E il test di biorisonanza dei pazienti in cui era possibile effettuarla, perché alcuni pazienti erano inamovibili da casa e quindi non hanno potuto effettuare il test, però comunque quelli che l'hanno effettuato hanno potuto non solo personalizzare la terapia, perché la biorisonanza ci consentiva di personalizzare sia l'immunoterapia che l'integrazione, altra cosa importante, ma anche per poter seguire l'iter di malattia secondo la biorisonanza, che doveva corrispondere ovviamente ai controlli ematologici e non solo effettuati presso le strutture. Sono stati monitorizzati i seguenti parametri: performance status, i globuli rossi, i globuli bianchi, soltanto alcuni, gli linfociti CD4 che fanno parte delle sottopopolazioni linfocitarie e l'immunoglobulina. Sì? Sono stati in trattamento, ne decedono 13 dopo 6 mesi, 11 dopo 12 mesi, 34 dopo 18 mesi, 18 dopo 24 mesi. Complessivamente totale 76 pazienti, il 12,2% sulla totalità. Ecco, questo è quello che abbiamo perso di pazienti al tempo 6, 12, 18, 24, andiamo avanti. Questi sono i parametri invece che abbiamo ottenuto nei 24 mesi. Performance status migliora nei pazienti sopravvissuti, che non sono pochi, andiamo avanti. La stessa cosa per quanto riguarda i globuli rossi, che vengono fortemente inficiati dall'uso della chemio e della radioterapia. Andiamo avanti. La stessa cosa vale per i linfociti CD4, quindi una ripresa di quella che è la parte immunologica. E infine le immunoglobuline A, G ed M come migliorano gradatamente nel tempo, sempre a 6, a 12, a 18, a 24 mesi. Andiamo avanti. Quindi tutti i parametri presi in esame migliorano sensibilmente, in particolare il personal status, i globuli bianchi, i linfociti CD4 e le immunoglobuline A, G ed M. E allora, a conclusione di questa carrellata, non possiamo fare a meno di pensare che la psiche gioca un ruolo fondamentale in questa malattia. Psiche è malattia neoplastica, psiche è sistema immunitario. Visione olistica della medicina, immunoterapia biologica, terapie integrate, biorisonanza, dieta. La dieta, ne parlerà poi Marcella, è determinante in quello che è l'equilibrio dei pazienti. A questo punto ho finito e mi tocca ringraziare chi ho messo anche il mio nome.
scusate se mi sono permesso, tutti quelli che prima di me hanno agito e che sono stati spesso trattati da pazzi, da visionari. Vieni, vi ricordate il famoso il cortico con l'aceto? Torna indietro. Riesce a tornare indietro? Bonifacio, il famoso sieno caprino, Pantellini, l'ascorbato di potassio, Simoncini con bicarbonato di potassio, Hammer con la sua teoria, Bartolelli con la sua immunoterapia, Gerson con la sua dieta, Di Bella, abbiamo qui il figlio che ce ne parlerà, Zola per la sua piccola parte. Tutti pazzi, quindi visionari? Avanti. O veri ricercatori? Grazie.